Signore, penultimo scempio di questa stagione, che definirla disastrosa modestamente è un complimento, detta proprio senza mezzi termini, perché veramente abbiamo portato a casa delle figure di merda clamorose, ma io per mesi che ho ripeto mi sono comprato i coglioni, onestamente. Torino-Milan, ultima partita in trasferta. Prossimo fine settimana ci sarà Milan-Salernitana, con una squadra già retrocessa, e con ogni probabilità verrà anche presentata la maglia del prossimo anno. Detto questo, ragazzi, formazione, come ha detto il sommo allenatore Pioli, cercherà di far giocare un po' tutti da qua alla fine di questo strazio, e poi inizierà, se Dio vuole, se Dio vuole, questo cazzo di europeo, perché io veramente ne ho i coglioni gonfi, ma gonfi, gonfi, gonfi. Torino che deve sperare in una vittoria per un piazzamento europeo, quello che vorrebbe fare, ma io guardando la classifica ho i miei dubbi. Oddio, volendo sì, vincendo tutte e due, considerando che il Napoli l'ultima la gioca con il Lecce, Torino potrebbe scavalcarlo. La Fiorentina gli rimane solo la partita col Cagliari. Ora non so com'è la storia qua, ma ragazzi, speriamo che il Milan ci regali una partita senza troppi patemi. Ce l'ha fatta finalmente il signor Pinoli a schierare Terracciano titolare, cosa più unica che rara. Terracciano che secondo me poteva giocare molto di più questa stagione, ma che ha pagato l'errore di Milan-Bologna di gennaio, cosa che secondo me non è poi così tanto giusta, poiché ci sono giocatori tipo l'altro terzino, quello che ha quella fascia di capitano, che di errori ne commettono 5 a partita, che comunque deve giocare titolare per forza. Io a un ragazzo così gli avrei dato molto più spazio in questa seconda parte di stagione, perché secondo me il terzino destro del futuro, prendetemi per pazzo, ma potrebbe essere lui, perché il potenziale ce l'ha. Serve ovviamente anche un allenatore che lo sappia far giocare, che gli sappia far fare le cose, che sappia svolgere un lavoro dignitoso per farlo diventare forte, ed è quello che si spera di avere prossimo anno. Ripeto, queste ultime due partite ve l'ho già spiegato e non ho problemi a ripetervelo, sono come gli ultimi giorni di scuola. Noi veniamo qua, facciamo presenza, nonostante sappiamo già quale sarà la pagella a fine anno, noi lo facciamo perché dobbiamo farlo, perché ci siamo presi questi impegni, e tiriamo a finire la stagione, poi se ne riparla, se Dio vuole, con un'altra persona in panchina. Soprattutto per il Toro, però anche il Milan qualcosa da dimostrare in questa strana annata, ce l'ha sempre qualcosa da dimostrare. Che cazzo deve dimostrare il Milan adesso? L'unica cosa che può dimostrare è quanto fa schifo, perché anche vincesse 7-0 sia questa che la prossima partita non conterebbe un cazzo. Si esulta quando conta, quando non conta più, per me conta meno di zero. Non esulto più perché da questa stagione non possiamo più chiedere niente, perché non c'è più un barlume di speranza di poterla rendere positiva. Quindi sti cazzi, io c'ho già la testa all'europeo. Si inizia Tamese, che secondo me è fortissimo. Non giochiamo qua dalla famosa sconfitta per 2-1 dell'anno scorso, con la rete molto discussa di Messias e il Milan che dava i primi segnali di cedimento. Ora arriva anche Miranchuk. Gol del Torino! E il gol del vantaggio con Gigi che ha sfiorato, eccolo, il pallone. Palla che bacia la parte interna del palo. Andava sbloccata subito, 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 andava sbloccata subito. Guarda lì, guarda lì. Fermo, fermo. Fermo. Cioè lui ha colpito di testa da fermo. Situazione di palla inattiva dell'intero campionato. Bello! Che bello! Siamo stati noi le cavie, vero? Miranchuk! 2-0 Toro! Clamoroso! Dormita della difesa del Milan! Cesi, già, Pellegrini ha vinto già, i contrasti, Vlahović l'ha appoggiata lì. Ma Miranchuk ha fatto bravi, una giocata perché conduce bravi, la squadra. Bravi ragazzi, bravi ragazzi, bravi ragazzi, bravi. Bravi, perché sa calciare bene sul palo. Bravi! Okafor largo. La chiede Pulisic per armare il destro. Fuori sul primo palo c'è stata angle, anche deviazione, primo tiro e prima fiammata di Christian Pulisic. Madre di Christian Pulisic, ti ricordo che sei contro il Torino, zio, eh. Ti ricordo che sei contro il Torino. Buona chiusura di Masina.
ma ti ricordo che sei contro il Torino. Difensivamente stiamo facendo una prestazione veramente coi fiocchi, va detto. Mamma mia, commovente. Ai, madonna, cosa è sbagliato, Fra. Madonna, zio, lo facevo anch'io quel gol. Con questo regalo solito della difesa lo facevo anch'io quel gol lì, zio. Come cazzo è fatto a sbagliare un gol così? Va bene, raga, va bene. Madonna, che una gestione dei contropiedi veramente terribile. Terribile, non si accorgono dell'uomo che arriva, non chiamano l'uomo. Non si dispongono, ragazzi. Vabbè, non è una novità, sto solo rimarcando quello che sto vedendo da un anno e mezzo, lo dico sempre, però, ragazzi, cioè, è veramente clamoroso. Vai, con la difesa a centrocampo. Questi fanno un lancio lungo, non c'è nessuno. E ci risiamo, ragazzi. Un lancio lungo e in difesa se c'è un uomo è orocolato. Sempre la solita storia. Sempre la solita storia. Pulisic che non si accorge Jovic della palla, in ciò parole. 20 minuti in una partita che non conta un cazzo, si bestemmia già, incredibile. In una partita più inutile dell'acqua quando hai fame? Niente, devi bestemmiare lo stesso. Musa, guarda come manda a puttane il contropiede. Pulisic si propone Reinders, Pulisic rallenta l'azione, perché la rallenta, è arrivato Kalulu. Che deve passare da Benacer, fa rientrare anche Duvan Zapata, così tutto il Torino è dietro la palla. Allarga ad Okafor, che si trova a fare quello che fa Leao. La palla dentro, ha colto il portiere. Cioè, avete capito che dalla linea di fondo Okafor ha dovuto tirare perché la sistemazione dei suoi compagni era al limite del vergognoso, raga. Ma siamo seri? Ma vattene a fanculo. Tra una partita e quasi mezzo, meno male non ti si vede più. Ma meno male non ti si vede più. Io ve la metto così: se Juric stesse allenando il Milan in questo momento e Pioli il Torino, saremmo già 2-0. Garantito. Anche Jovic ha cercato di far uscire. Jovic, bella palla per Reinders. Vediamo come la mandi a fanculo. C'è Okafor. Aspetta che rallentiamo tutto. Okafor prova a far girare il destro. Aveva trovato l'effetto giusto. Leggermente. Non aveva trovato l'effetto giusto. Lurida testa di cazzo. È che quando prendi la palla così in velocità, tu devi andare a tu per tu col portiere. Non hai cazzi. Te devi andare a tu per tu col portiere. Te devi tirare a porta vuota. Non c'è scuse. Preparata ed eseguita bene. Rodriguez va al cross verso Duvan Zapata. Ale, è uno. Duvan Zapata, sempre indisturbato, sempre solo, sempre difesa del cazzo, sempre grazie Pioli. E io questo lo devo ringraziare a fine anno. Lo devo ringraziare pure sto allenatore flaccido di merda. Lo devo pure ringraziare. Ma io ringrazio che non metterà più piede a Milano questo qui. Primo tiro in porta, lancio lungo, rimangono in tre in difesa. Ciao, si perde completamente Duvan Zapata perché Tomori marca Pellegri. Ragazzi, che favola, che favola, che bello. Io più sto Pioli di merda perde, più godo. Madonna, fatecene altri sei per favore, guarda. Altri sei ne vogliamo. Ah, abbiamo preso gol anche oggi, ovviamente, questo nessuno aveva notato, ma abbiamo preso gol pure oggi. Contro il Genoa vi dissi che il prossimo clean sheet sarebbe stato a campionato nuovo. La regola vale ancora. Grazie Pioli, grazie di sto cazzo, grazie. Vi ricordo che non vinciamo a Torino, col Torino, da maggio 2021. Siamo a maggio 2024. Per darvi un dato statistico, solo questo: 1-0, 2-1. E stasera vince il Milan. Ehi, buon per voi che ci credete. Tomori al cross verso. Zapata ne salta 3. Dai, 2-0. Zapata, ma che mi combini, cazzo? Pellegri, guardate lì come ha messo i coglioni in testa. Bennacer, Bellanova, dai. Mi ha preso assist da un ex. Bellanova, il colpo di
prendiamo assist dall'altro. Ilic, 40esimo, 2-0 Torino, ragazzi. Non è finita qui. Non è finita qui. Due gol uguali. Due gol uguali. Lui non si è neanche sforzato. Cioè, penso che questo colpo di testa avessi potuto farlo pure io e avrei fatto gol lo stesso. Indisturbato, tac, con la testa. Lancio lungo, difesa impreparata, cross di un ex giocatore del Milan, prima Rodriguez, poi Belanova. Già da lancio lungo ho capito che questo era gol. Bellissimo, ragazzi, grazie Pioli, grazie per tutti i danni che hai fatto in questi anni. Grazie per tutti i danni. A me lo scudetto, sai che c'è, non me ne frega un cazzo a questo punto, perché tu stai lasciando danni difficilmente reversibili in questa squadra, con questo gioco senza senso che stai applicando in campo. Complimenti Pioli. Grazie. 2-0 Ilic e speriamo che ne facciano altri. Stessa partita dell'anno scorso, 2-0 Torino nel primo tempo. Chiamate Ciabattina, che in due anni con la Roma ha preso 100 gol. 100 gol, 100, pari pari. Cioè, io mi auguro che dopo stasera ti esonerino lo stesso, come hanno fatto con Allegri, uguale. Pulisic, vediamo cosa sbaglia. Bello! Madonna! Che lezione di calcio di Pulisic! Uno dei gesti tecnici più abbaglianti visti questa stagione da Pulisic. Grazie per queste belle cose che ci fate vedere. Senza di te Pioli non l'avremmo mai viste. Grazie per farci non toccare il fondo, perché quello abbiamo già toccato dopo 5 gol del Sassuolo. Pensa proprio a farcelo raschiare il fondo, Pioli, a farcelo raschiare. E ci chiude. Per me il primo tempo finisce qua, ragazzi. Ci diamo nel secondo tempo, purtroppo. Vorrei potessi essere finita la partita, guardate. Basta così, basta così. Basta così, veramente. Io questo, più partite passano, più lo odio, veramente. Non ce la faccio più. Affanculo, vai. Che dire, ragazzi? Con i giocatori che schifo. Per Valle è quel momento che brevemente non finisse mai. L'ennesima volta in cui Pioli dell'avversario non ci capisce né merito cazzo. Inizia il secondo tempo di sto schifo. I due attaccanti contro un Milan che prova a difendersi anche in questo avvio. Rodriguez! E andiamo col terzo! Col kick of glitch! Andiamo anche col gol dell'ex! Col gol di uno che abbiamo cacciato! A calci in culo! 3-0! Umiliati, ragazzi! Umiliati non dal Torino, da chi ha deciso di non esonerare Pioli. È quella persona o quel gruppo di persone che ci hanno umiliato dall'estate scorsa a questa. Questa è una partita che finisce nel calderone di partite. È il secondo gol in Serie A per Rodriguez. Avete capito, ragazzi? Buona sera. Pulisic. Traversa. Madonna, madonna, che mischia di bidoni. Non di bidoni, di gente che non è organizzata in campo. Mettiamo i puntini su lei. 7 gol subiti in ultime 3 partite. Va là dentro. Si sveglia adesso, hai capito? Si svegliano adesso questi. Si svegliano adesso. Complimenti. E per la terzo quarta volta quest'anno abbiamo preso gol dopo 30 secondi dal calcio d'inizio. Ma Pioli andava confermato per forza, ragazzi. La conferma di Pioli era la chiave per salvare sta stagione. Già, a ottobre-novembre non poteva essere esonerato. No, no, andava tenuto. Pulisic. Trincerato nella propria area di rigore il Toro. Lo spunto di Pulisic. Pulisic. Che è andato via Masina. È finito a terra, calcio di rigore per il Milan. È solo una buffonata sto rigore. Rigore netto, ma è una buffonata. È veramente una cazzo di buffonata sto rigore. Bennacer rigorista. Cazzo. Non mi sorprenderebbe lo sbagliasse. Ma tanto ormai. Ma anche ne facesse 4, non ne vincesse la partita. Che buffonata, ragazzi. Io una cosa così veramente mi ero augurato di non rivederla più. Gol di Bennacer. Io mi ero augurato di non rivederla più in vita mia. Dopo le gestioni Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella, mi ero augurato di non rivederla più. E nonostante tutto sto continuando a vederla. Uno spettacolo veramente indegno. Targato Stefano Pioli. Punto. Stefano Pioli. E chi ce l'ha voluto e chi ce l'ha confermato. Punto.
Ilic va incontro, la palla gira dal mancino di Ilic, Sportiello, ma ci sei? Ci sei? Ma lì il burro nelle mani c'ha. Bennacer vuole insistere, viene mandato sul destro il cross. Bennacer, Jovic. Capito, di rovesciata! Di rovesciata! Io scommetto che se Pioli avesse allenato una squadra di bassa classifica sarebbe retrocesso a mani basse. Aspetta Tames. Palla dentro verso Mus. Si va coi cross! Si va coi cross, ragazzi! Non c'è Fabio Musa, contropiede che verrà mandato a fanculo. Ecco, c'era Leao libero, lo mandi a quello marcato, eh. Ci sta arrivando Leao, Pulisic Musa. Ah, 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 gli ha dato la palla uno allora e non ci voglio credere, ragazzi. Cosa hanno visto i miei occhi? Cosa hanno visto i miei occhi? 4 contro 3. Ci prendiamo gol sistematicamente. Ragazzi, io veramente, cacciatelo questo, cacciatelo. Poi che ci chiediamo perché il Milan non ha vinto niente questa stagione? Ecco qui, ecco il motivo di perché non ha vinto nulla. Anzi, per giocare così ha vinto anche troppe partite. Dalla bandierina Florenzi con la palla molto esterna, il colpo di bello, cazzo. Pensi Leao su Tamese che col cazzo che lo salta. Col cazzo che lo salta. Va sul destro Leao. Che parata ha fatto. Ci mette le mani Milinkovic Savic. Ci mette le mani, ma tanto cosa conta? Cosa conta? Questo sportiello l'avrebbe preso. Col cazzo. C'era pure fallo. Cioè, non riuscite veramente a fare una cosa senza fare un fuorigioco. Un fallo. Sbagliare un passaggio. Non posizionarvi. Farvi marcare. Non ci riuscite proprio. Non ci riuscite mai. Mai. Pioli che fa così, ma io faccio così ogni volta che ti vedo, da un anno e mezzo, ogni volta che ti vedo mi viene il vomito. Tomori, per me, ragazzi, può terminare qui, ragazzi, ci si vede, purtroppo, c'è ancora una partita, vi rendete conto che c'è ancora una partita? Non c'ho parole, ciao.